La rigenerazione del filtro del particolato. Mamma mia, sto filtro e il particolato a volte quante noie che ci dà. Che cos'è? Anzi, vi do qualche consiglio in modo tale che se vi trovate su un veicolo, stiamo parlando di diesel, e magari sentite qualcosa di strano che adesso vi spiego, magari riuscite ad avere, diciamo così, un comportamento sulla guida che aiuta tantissimo questo filtro a pulirsi e a rigenerarsi. Intanto che dirvi? Il filtro del particolato va a filtrare le particelle che il motore a gasolio produce, quindi il particolato. Le ferma nel filtro. Il filtro è la marmitta, un pezzo di marmitta che, come la cappa di casa, filtra e ferma tutte queste particelle. A furia di riempirsi questo filtro di particelle tramite dei sensori, la centralina si accorge che è pieno, quindi fa partire questa famosa rigenerazione, che non si tratta altro che portare a temperature molto elevate, si arriva anche a 500-600 gradi. Aspettate, normalmente un tubo di scarico di un motore diesel, diciamo normalmente, nel senso che se sei in coda, se stai tirando la marcia, quindi ci sono varie possibilità. Comunque, normalmente è intorno ai 150-200 gradi. Quando viene richiesta la rigenerazione, questa parte, questo tubo di scarico viene portata anche a 500-600 gradi. Come? Ci sono vari metodi, diciamo il più classico, che ovviamente voi non vedete, ma neanche io, che va fatta una post-combustione dell'iniettore, quello che butta dentro il gasolio nel motore, una post-combustione, e va a fare una sorta di, diciamo, di bruciatore, facciamola semplice, nel tubo di scarico. Da lì alza le temperature, in questa maniera molto importante. E cosa succede? Rigenera. Ve lo voglio far vedere, perché, attenzione, l'altra cosa vi devo dire, questa cosa avviene in maniera automatica, quindi se sentite magari un rumore strano nel motore ogni tanto, magari un po' di fumo dietro, azzurrognolo solitamente, chiaro comunque che è gasolio, magari un po' il numero di giri, purtroppo dipende da macchina a macchina, alcune macchine si fa veramente fatica a sentire che sta facendo rigenerazione. Magari la ventola che parte in maniera inaspettata, tipo fa freddo, dici: ma perché mai partirà questa ventola? Quindi se in quelle condizioni l'ideale è non spegnere in quel momento la macchina, certo che dopo uno si trova anche in condizioni di doverla spegnere e va bene. E se ci si trova in una strada, diciamo, comoda di velocità percorrenza, cioè di una, insomma, che si può andare a una certa velocità, allora l'ideale sarebbe mettersi mediamente 80-100 km/h. Se cambio manuale o automatico, fare in modo tale che il motore stia intorno ai 2500 giri, quindi immaginatevi che ne so, adesso siamo su un cubo, in terza, presumibilmente 80 all'ora, ci mettiamo a 2500 giri, dovremmo farcela. E si deve stare così circa un quarto d'ora. Ecco, quella è la condizione migliore se sta rigenerando per aiutare a che avvenga e che avvenga anche in maniera più veloce. Ovvio che se non si può fare, non lo si fa. Adesso ve la faccio vedere. Perché? Cosa vi faccio vedere? Abbiamo un problema su questo cubo dove il particolato è molto alto. Le abbiamo fatto un lavaggio del filtro e dobbiamo fargli fare una rigenerazione, in questo caso attiva. Cioè, quella che avviene tutti i giorni è passiva, tutti i giorni quando guidate il veicolo, questa è passiva. Quindi questo veicolo adesso noi glielo diciamo alla centralina e inizierà a portare su il numero di giri in maniera abbastanza importante, 3000-3500, e inizierà a fare fumo dietro. Quel fumo che vedete è la post-combustione. Ve lo faccio vedere. Allora, eccoci qua. Allora, innanzitutto la prima cosa che si fa, si guarda che non ci siano errori in centralina. Quindi non abbiamo nessun errore memorizzato. Aspetta che sennò non vedo sotto. Poi ci sono delle funzioni specifiche, appunto speciali, rigenerazione DPF, scusate, a veicolo fermo. Quindi rigenerazione DPF a veicolo fermo. Noi adesso gli diamo l'ok, ci chiede che, insomma, che la macchina sia in un posto tranquillo, insomma che non ci sia sotto tipo il fieno che ci piglia fuoco la macchina. E il fieno soprattutto ci dà delle indicazioni, il livello dell'olio, eccetera. Ci vuole la temperatura che sia almeno a 70 gradi. Quindi adesso noi siamo, aspettate. Quindi noi abbiamo 68 gradi, adesso la tengo un po' accelerata io in modo che si scaldi e poi facciamo partire la rigenerazione e andiamo avanti.
Quindi eccoci qua, 78 gradi, vediamo di farla partire, diamo l'ok, ci dice controllo, eccolo qui che sta partendo rigenerazione, adesso sta portando il numero di giri, ve lo faccio vedere anche lì, il numero di giri lo inizia a sollevare, lo porta su perché deve portare questo valore, quindi 78 gradi, deve alzarlo ancora di più, portarlo intorno almeno 80-85. Poi inizierà a cambiare il rumore del motore, lo sta alzando ancora, adesso siamo 2300-2005. Vedete come sale? Mi sembra 3,5 la fa questa qua, 2, 3, guardate. Sta facendo tutto lei, Adesso io scendo dalla macchina, anzi aspetta prima che aprono qua, se no se c'è rumore. Adesso io scendo dalla macchina e vedrete. E vedrete che rimane accelerata tutta da sola, fa tutto lei, dura parecchio a seconda di quanto particolato abbiamo dentro, può durare alcuni veicoli e arriva a durare fino a 40 minuti questa procedura. Qua secondo me durerà un ventina di minuti, qualcosa del genere. Tra un po' inizierà a fare fumo dietro per portare molto sulla temperatura, durerà qualche minuto, 5 minuti, poi finalmente smette di fumare e rimane così per tutto quel tempo. La temperatura, come vi dicevo prima, del FAP arriverà intorno vicino ai 600 gradi. In questo modo brucia tutte le particelle di particolato e abbassa queste ceneri. Ecco, questo problema si ha quando si fa tanta città e tragitti brevi, perché immaginate se quando stai iniziando a fare rigenerazione, per qualsiasi motivo spegnete il veicolo, questa marmita, questo filtro si raffredda. Quindi la prossima volta che mettete in moto deve ricominciare tutta la procedura di scaldarsi, di essere nella condizione tale per poter bruciare queste ceneri. Arrivo in stazione, spengo, la macchina non la scaldo. Arrivo in stazione, spengo, la macchina non la scaldo, quindi forse ho sbagliato a comprare un motore diesel. E questo filtro si riempie sempre 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 di più. Quindi se vi capita di andare in autostrada e di fare quindi una lunga percorrenza, quando sapete che la macchina utilizzate molto in città e magari per tragitti brevi, magari fate quella cosa, mettetevi per un quarto d'ora in terza 80-100 all'ora, con un numero di giri intorno ai 2000-2500 giri. Ecco, fate questa procedura, che ne so, quando vi capita, una due volte al mese, all'anno, quando vi succede, sicuramente in quel quarto d'ora lì, se ha bisogno, il veicolo si arrangia da solo e fa tutto lui. Vi preservate un ipotetico intasamento del filtro. Ecco, una cosa che mi sarebbe piaciuta. Adesso vi faccio vedere quando inizia a far fumo e poi buona guida a tutti. Allora, eccoci qua, sempre un baccano incredibile, motore a 3500 giri, cofano aperto così dissipa meglio il calore. Computer collegato che fa tutto da solo, siamo arrivati già a una piccola percentuale di lavorazione e il fumo faccio fatica a farvelo vedere perché c'è un sole incredibile e non si nota tanto, ci proviamo. C'è anche un po' di vento e non riesco a farvelo vedere. Nulla da fare, e rigenera, in questo momento sta pulendo il filtro, vi faccio vedere ancora, è a 3400 giri, 3500, 92 gradi, abbiamo, ecco, iniziata adesso la percentuale, ero convinto che era più alta, 1,30% di lavorazione, ecco, pian pianino questo valore va su fino ad arrivare al 100%, quando arrivato al 100% si abbassa il numero di giri, rimane un 8-10 minuti al minimo per raffreddamento, nel senso che comunque il gas di scarico che passa nel tubo, che è più freddo perché non fa rigenerazione, raffredda questo tubo che è arrivato a 600 gradi, quindi spegnere il motore non è indicato per quel periodo. E poi la macchina sarà bella libera e con questo filtro bello pulito. Abbiamo fatto anche un lavaggio, attenzione, quindi non è stato sufficiente fargli una rigenerazione. Quindi avremo il filtro bello libero
e la macchina ritorna brillante come prima, sia nei consumi che come erogazione di potenza.